può esserci dedicati ai castelli, alle architetture fortificate, ai luoghi della fede, ai luoghi della natura, ci è parso interessante presentare anche le ville e i palazzi, che sono luoghi ricchi di arte, testimoniata attraverso l'architettura, la pittura, la scultura e anche l'arte dei giardini. Quindi l'idea è stata proprio quella di presentare a chi non può visitare, perché sono per lo più strutture private, questi edifici in modo tale da poterli conoscere. Ringraziamento sicuramente ai proprietari delle ville e dei palazzi che mi hanno permesso proprio di entrare. Tanti di questi sono strutture private, alcune abitate, quindi sono proprio entrata un po' nella loro privacy e mi hanno permesso di rendere pubbliche le immagini e le informazioni sui luoghi. Particolarità, posso dire che oltre appunto alla descrizione dei singoli luoghi, chiude il libro questo racconto della signora Maria Fugazzola, che è un po' un'incursione nella storia del Palazzo di Misano, ma anche proprio nella storia personale della sua famiglia, che è un po' la storia di tutte le famiglie della nostra pianura.